Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Siamo all'ultimo, terzo e ultimo appuntamento di Archilibri, questo ciclo che abbiamo inaugurato quest'anno di presentazione di libri. E, siamo ospiti e l'iniziativa è promossa da Cult Lab Torino, che è questo spazio che vedete, creato da Alice Artioli, che è là in mezzo al pubblico, che da circa un anno, per chi non ci conosce, faccio una breve presentazione solo di dove siamo e che cosa sono questi incontri che abbiamo chiamato le serate di architettura. Dunque, io sono Cristiana Chiorino, dello studio associato Comunicarc, mi occupo della comunicazione e dell'organizzazione degli eventi per Cult Lab Torino, e con la consulenza scientifica del Giornale dell'Architettura organizziamo appunto incontri in cui dibattiamo dei termini, dei aspetti più vari che riguardano l'architettura a 360 gradi. Ieri sera eravamo tutti qui a parlare di architettura e illuminotecnica con Patricia Viel, oggi invece facciamo un salto più sul teorico, cambiamo scala, parliamo di città con due bellissimi libri. Ringraziamo intanto i relatori, gli autori per essere qui, Carlo Ratti, che appunto presenterà Urbanità. Sono due libri usciti per lo stesso editore, Audi Editore. Elena Granata, non è il tuo ultimo libro, in realtà so che dopo ce n'è stato un altro, e Daniele, che appunto presenta Placemaker. Li avete qui, volendo, poi chi li vuole comprare, vedere, sa che è in Audi, vi aspetta dall'altra parte della porta, e Daniela Ciaffi, del Politecnico di Torino, che li modererà. Questi incontri, va sempre detto, ringraziamo il nostro sponsor che è qui davanti, che ha creduto in questo progetto e che quindi ci lascia fare le nostre speculazioni un po' teoriche però ci consente di riunirci qui, insomma, ormai quasi una volta a settimana, se non due. E ci crede fino in fondo di Atrium, Casa, e assieme a Casa Fornengo, che insomma pronti ad incontrare architetti per futuri progetti, tessere relazioni. Insomma, questo è uno spazio di networking per architetti, professionisti, costruttori, imprese. Insomma, siamo qui per ritrovarci e vedere di cosa, anche di lavorare insieme, perché no, e allo stesso tempo di fare un po' di formazione, di cultura, prenderci quei due crediti che servono, ma vabbè, quello è secondario. Va bene, non vi rubo ulteriore tempo, lascio la parola a Daniela Ciaffi, appunto professore associato di sociologia urbana al Politecnico di Torino, che presenterà i nostri ospiti chiederà a loro stessi di presentare e animerà il dibattito su questi due libri che hanno molti punti in comune e sono anche molto distanti. E insomma, abbiamo fatto anche varie call per costruire questo dibattito. Sono molto curiosa di sentire cosa verrà fuori. Grazie a tutti. Dai, grazie. Facciamo un applauso a Cristiana. Va bene. Breve nota biografica mia, è che ho dato tutti gli esami di architettura studiando con Cristiana Chiorino. Bellissima questa cosa. Bene, piacere, con alcuni di voi ci conosciamo, con altri non ancora. È una serata che secondo me sarà molto politica, se posso dire, perché sono questi due libri, adesso ovviamente su questa mia interpretazione poi chiederò agli autori se sono d'accordo, però sono due libri che secondo me certamente partono dalla città, dal territorio, dalla spazialità, eccetera, ma poi gira, non ci rigira neanche troppo spesso né Carlo né Elena. Secondo me si arriva proprio al peso specifico politico dell'occuparsi degli spazi. Quindi, insomma, questa è la mia interpretazione generale, così, un po' la mia ipotesi, diciamo così, di partenza. Io mi chiamo Daniela Ciaffi, sono un'architetta, una sociologa e sono anche la vicepresidente di un laboratorio per la sussidiarietà che si occupa di fare patti di collaborazione tra chi ci governa, chi è attivo sul territorio, soggetti profit, imprese sociali, eccetera, eccetera. Quindi questo lo dico per dire che punzecchierò
i nostri autori anche un po' su temi partecipativi. D'altra parte sono due, insomma, la partecipazione di nuovo mi sembra che venga cioè, a delle bolle, diciamo, no? Che vengono a galla nelle pagine, e quindi insomma magari non è il vostro tema del cuore come lo è per me, però io su quello vi cercherò di portarvi. Essendo una partecipativa, mi piacerebbe tantissimo che ogni tanto si alzassero pure delle manine, se qualcuno ha voglia di fare delle micro domande, ecco, non quelle domande che durano 20 minuti, ma magari un po' così, no? Quelle domande un po'... Se potete tirare delle freccette con dei punti interrogativi, e cercheremo di accoglierle. Allora, io odio quando vengo a mia volta presentato e chi mi presenta è andato su Google e prende dei dati un po' a caso e poi dice delle cose che magari ti imbarazzano tantissimo davanti a lei. Quindi ho chiesto a loro se volevano fare una pennellatina, darsi qualche pennellata di autoritratto, e loro, visto che sono dei creativi, mi hanno subito scardinato questa proposta e mi hanno detto: la facciamo incrociata, cioè Carlo la fa di Elena e Elena la fa di Carlo, quindi voilà. Elena, vabbè, potrei cavarmela dicendo che Carlo non ha bisogno di presentazioni, ma non lo farò perché vi posso dire cos'è stata la sorpresa. Mi ricordo dov'ero la prima volta che ho sentito il nome di Carlo Ratti da una collega del Politecnico, che mi ha liquidato questo nome dicendo: sì, poi c'è uno di Torino che però ha a che fare col MIT, che si occupa di tecnologia, che non si occupa di architettura in senso stretto. Io ricordo il posto esatto davanti al Poli di Ampere, dove c'è il bar, e ho detto: beh, questo vale la pena di conoscerlo. E quindi mi sono immediatamente documentata su chi era Carlo Ratti. Sono passati innumerevoli anni, da allora ho capito chi era Carlo Ratti, che cosa gli riconosco proprio come un unicum in Italia. Avere pensato l'architettura nella sua dimensione immateriale, quindi avere cominciato a demolire quella firmitas che per gli italiani è tutto, cioè che l'architettura è la cosa, avere cominciato a utilizzare anzitempo quella che poi ho chiamato l'intelligenza connettiva, cioè quella che collega le cose piuttosto che definirle, ovviamente quindi come dire, non solo ho letto quello che ha scritto e quindi vi consiglio di leggerlo, ho imparato tanto, ma soprattutto mi sono confortata nel fatto che si potesse pensare un'architettura dopo l'architettura. Non so se sei d'accordo, però questo per me è fondamentale. Grazie. Grazie Elena. Io non so se provo questo non funziona. Ma questo funziona. Sì, ma sì. Funziona abbastanza. Non so se riesco a fare una introduzione così bella come quella di Elena, però di Elena anch'io le nostre strade sono incrociate in posti diversi, in modi diversi, e forse il bello di quello di cui parleremo stasera è proprio la città come spazio di incontro, quella che appunto Carlo Suente chiamava la novella urbanistica, cioè la città in cui metti insieme lo spazio nel tempo. E questo è stato un po' l'incontro con Elena. Come sapete tutti, Elena insegna a Milano al Politecnico e fa mille altre cose legate proprio all'architettura. La cosa che ci accomuna, direi, è proprio di pensare a un'architettura che mette insieme saperi diversi, e questo è quello che c'è nel suo bellissimo libro, un'architettura che va oltre i confini tradizionali, quindi non solo la firmitas, ma proprio che cerca di raggiungere altri pezzi per costruire quella bellissima ricchezza che è il calidoscopio della città, che mette appunto che non è soltanto firmitas e molte cose in più. Esatto. Grazie. Bene, allora io proprio mi hai fatto l'assist, visto che abbiamo i crediti formativi durante questo tempo insieme, volevo proprio partire da dove tu hai finito, cioè dalle professioni. Cioè, cosa succede a queste professioni che, insomma, nei vostri libri proprio le barriere tra professioni vengono demolite? Che succede a queste professioni che si ibridano, a queste persone, no? Che sono un po' una cosa, un po' l'altra? Che succede, Elena? Ma allora, il libro e anche la definizione di placemaker nasce da un'insoddisfazione che io peraltro ho coltivato fin da quando ho finito il liceo classico. Ho deciso di fare architettura con un principio che poi ho riconosciuto anche nei miei studenti: ma non voglio fare l'architetto. Questo non vuol dire che non avessi amore per quel campo disciplinare, per quella storia, ma capivo già 30 anni fa che l'architetto
tradizionale non poteva esaurire il compito, il mandato, il senso della nostra professione. E mi sono corroborata su questo principio incontrando i ragazzi tutti i giorni a lezione. Cioè, oggi la domanda che viene dalla nuova generazione è una domanda molto più evoluta, è una domanda di senso, è una domanda di riconfigurare quello che facciamo e non solo quello che facciamo, ma perché lo facciamo. La questione del senso per le nuove generazioni è fortissima. Chi me lo fa fare e quindi perché lo devo fare? E quindi ho sentito l'esigenza, non teorica, perché io non sono una teorica, mi innamoro delle storie, incontro le persone e cerco con la parola. Io credo fortemente nella missione della scrittura anche per gli architetti, perché gli architetti generano mondi anche attraverso la scrittura. Ho provato a dare parola a una serie di persone, personaggi, figure che oggi non sono ascrivibili all'architetto tradizionale e quindi che si occupano di rigenerazione, che si occupano di presa in cura dei paesaggi e dei territori, che sono i personaggi più improbabili. Quindi nel mio libro c'è un prete e c'è uno dei più grandi designer al mondo, c'è l'artista, e senza autorizzazione alcuna, perché nessuno gli ha dato mandato di farlo, si arrogano l'autorevolezza del progetto. Allora li ho incontrati e ho provato a dare loro la parola. Quindi non è che ho fatto una cosa di invenzione, ma di riconoscimento di quello che già sta accadendo, persino nel contesto italiano. E passo al quindi. E molto bello, c'è qualcosa di molto simmetrico rispetto all'urbanità. L'urbanità nasce da un incontro simile, ma un incontro con tante città. È un incontro un po' nelle città con cui abbiamo lavorato negli ultimi anni, sono città legate a Sensible City Lab, il laboratorio di ricerca che dirigo all'MIT e con cui abbiamo lavorato in città che vanno da Rio a Singapore a Cape Town, eccetera. Sono anche città dove facciamo i progetti con Carlo Ratti Associati, che ha una delle sedi principali qua a Torino, oltre a New York e Londra. E quindi questo è stato l'incontro alle città. E mi sembrava bello provare a usare l'incontro con le città per raccontare i grandi temi dell'urbanistica contemporanea e per raccontare al tempo stesso, intersecare anche un po' la ritrattistica, le persone, come nel tuo caso, che raccontano le cose. Forse la differenza tra i due libri è un po' di enfasi. Tu parti più dalla prima, dalla persona, e poi c'è la città sullo sfondo, c'è Barcellona, ci sono tante altre città che emergono. Nel nostro caso forse è più l'incontro con la città che diventa il canovaccio su cui si svolgono le storie, si intrecciano le persone, e poi su cui nascono, appunto, che diventano pretesto per parlare dei temi dell'architettura contemporanea, dell'urbanistica contemporanea. Quindi c'è, per esempio, Parigi, parte con un incontro fatto con il vice sindaco di Parigi, Jean-Louis Micat, 6 anni fa più o meno, quando Anne Hidalgo diventa sindaca, mi chiama, lui è professore di Sciences Po, mi chiama in questo bellissimo, tra lui stava all'Hotel de Ville di Parigi, in questo spazio che era l'ufficio di Clemenceau, mi chiama e dice: guarda, non ne posso più di questi sviluppatori di Parigi che pensano soltanto a, che fanno le cose banali, che pensano soltanto a far soldi, a spezzettare, a far speculazioni, e quella la città doveva alienare circa 500 milioni all'epoca di immobili, bene, e dice: voglio fare una cosa diversa. E lì, parlando, un caffè, una cosa l'altra, poi a cena, nasce questa idea, soprattutto sua, che poi lui implementa, di dire: bene, invece di fare quello che fanno di solito le città, prendi appunto un palazzo che vuoi vendere, vuoi alienare, e lo dai al miglior offerente, lo diamo alla migliore idea, a chi è l'idea più interessante. E poi dopo andiamo a fare in modo che chiaramente anche a livello di prezzo la cosa abbia senso. E nasce questo, e questo progetto piccolo è un progetto che diventa il primo concorso che si chiama Reinventer Paris, reinventare Parigi, poi ha tanto successo che diventa Reinventons la Métropole, e da lì, grazie a Anne Hidalgo, sindaco, che è la responsabile di C40, diventa anche Reinventing Cities, progetto internazionale. In quel progetto, tra l'altro, sono tra i primi giurati quando abbiamo selezionato Fujimoto per uno di come vincitore, una serie di altre persone a Parigi. All'inizio non partecipiamo, ma poi negli anni successivi, quando diventa internazionale, partecipiamo a Milano. Oggi stiamo facendo uno di questi edifici nati da Reinventing Cities, che è vicino, di fianco a Fondazione Prada a Milano, dove questo edificio diventa un grande spazio pubblico verde, una grande vigna che dalla piazza, da Porta Romana, su cui stiamo lavorando anche, sale su fino in cima. Allora, questa è una delle tante storie, una storia in cui si intreccia Jean-Louis Micat, questo professore prestato alla politica, fa un unico
mandato con Anne Hidalgo, adesso è ritornato a fare altre cose, si intreccia Parigi con tutta la sua complessità, le sue storie, i vari siti che vengono messi, che vengono offerti, e si intreccia un tema importante, che è quello di come fare innovazione urbana, un tema chiave, ecco, magari su cui finire, o può essere un altro tema di cui discutere stasera, ecco, proprio nella transdisciplinarità di cui parla Elena, di cui viene fuori anche un po' da urbanità, è proprio quella che è legata al fatto che le nostre città stanno cambiando molto in fretta e dobbiamo trovare nuovi meccanismi per assecondarle. Senti, nel tuo libro, resto un attimo su di te, ne elenchi tanti, no? Di sindaci, insomma, di policy maker vari, quindi è chiaro che, come dire, la mia ipotesi, no? Che facendo architettura si fa politica, mi sembra fra le righe, no? Emergere in modo abbastanza chiaro, però la domanda mia è: com'è che è maturato dentro di te un po' questo ruolo politico, da, originato da studi tecnici, no? Come quelli che, insomma, qua dentro un po'... Non so se lo chiamerei, politico. Tra l'altro, un'altra cosa, ecco, nel libro comunque sono appunto queste storie, non è un libro che vuol... come il libro precedente, che vuol cercare di sviluppare nuovi temi, eccetera. Tra l'altro un libro che nasce durante il Covid, quando è proprio impossibile spostarsi. Qualcuno di voi forse ha visto alcune delle storie di città, sono state pubblicate da Repubblica e poi da Le Monde, un po' in generale, in questi anni. E era proprio durante il Covid, non ci si poteva spostare, e da qui nasce l'idea appunto di raccontare queste storie, di spostarsi almeno nella mente di queste città e raccontare quello che è nato, i progetti che ci sono stati e quello che si è imparato. Quindi direi questa cosa. Tornando al tuo... Quindi un po' Jules Verne, diciamo. Tu stavi a casa, viaggiavi. No, sai, Salgari che raccontava la tigre alla Malesia, stava in Corso Casale nel suo stambugio, quindi c'era un effetto del genere, col Covid erano tutti, io in realtà non ero bloccato qui, ma ero comunque bloccato nel mio stambugio e sognavo di andare in questa città. Puoi fare outing, c'è qualche viaggio falso dentro, cioè che non hai mai fatto? No, i viaggi sono tutti veri, anzi ti dico una cosa, però c'è un viaggio... c'è un viaggio che in realtà, ecco, durante il Covid, questa è una parentesi solo personale, durante il Covid era davvero triste la città, perché la città, sapete, le città una volta non c'erano, nascono 10.000 anni fa, e sono quando i nostri antenati trovano questo bellissimo modo per portarci tutti insieme, in modo che insieme possiamo essere più di ciascuno di noi individualmente. Lì nascono le città e da allora c'è questa bellissima... storia della città che diventa forse il principale, il più presente artefatto umano, appunto, che oggi contiene più del 55% della popolazione umana. E allora durante il Covid io trovavo molto triste il fatto che la città, questa funzione primordiale, la città, se volete, i latini, gli antichi romani avevano due parole per città, c'era urbs e civitas. L'urbs, la città fisica fatta di pietre, di cui accennava Elena prima, che è un pezzo molto piccolo della città, e poi c'è la civitas, la comunità di tutti noi, c'è la vita che si svolge dentro a quelle pietre. E allora, per tornare al Covid, trovavo molto triste il fatto che durante il Covid la città fosse svuotata della civitas, non ci fosse più l'incontro, fosse appunto questo. E allora durante il Covid comunque sono andato un po' in giro, e sono andato un po' a Parigi anche era triste, Parigi era triste, ma c'era... francesi in questo sono peggio di noi, c'era nelle exception. L'exception più bella, mi portando degli amici cosa c'è? Questa exception che si chiama exception d'intérêt national, di interesse nazionale, una di queste era la chasse. Quindi uno andava accompagnavo questi amici a caccia, che facevano la caccia, e con quello uno poteva andare dove voleva, era aperto, non c'era più un lockdown. Avevo tutte queste exception. Ho passato un po' di tempo a Parigi, però di nuovo mi intristiva questa città, dove potevo andare in giro, non ero bloccato, ma al tempo stesso era la città della sua. E ho passato alcuni mesi, poi spostato a Rio de Janeiro, dove per un presidente folle in realtà la vita continuava normale. Quindi volevo solo dire, ecco, la città, il viaggio a Rio, in realtà ero proprio a Rio, quando ho raccontato quelle cose, così, ero durante il Covid, ero a Rio. Quindi quel viaggio non era inventato, però era vissuto in maniera diversa perché ero proprio lì. Grazie. Io volevo chiederti un pezzo di teatro, se è possibile, perché c'è una pagina che io ho adorato del tuo libro, ed è quando, per la tua poliedricità che ci hai raccontato prima, un collega ti chiama farfallina. Cioè, tu che faccia hai fatto? La puoi rifare un attimo? Ma allora, e questo veramente lo si capisce soltanto dalla prospettiva culturale italiana, dove
interessarsi di più di un argomento nella vita è qualcosa che non viene assolutamente perdonato, perché soprattutto per far carriera accademica tu devi avere una visione limitata del mondo, parziale, molto piccola, e perseguirla pervicacemente tutta la vita. Questo ovviamente non accade nella gran parte delle università del mondo. Questo non c'è tanto nel libro di Carlo, cosa? Devo dire che questa cosa non è proprio una differenza. No, questo secondo me è un tema culturale. In che senso dice non c'è che cosa? Non c'è, dici, non c'è questa questione italiana. No, questa questione è molto italiana, per cui molto della tu fai carriera, Europa, no? Sì, tu fai carriera dimostrando di essere peritissimo in un tema piccolissimo di cui tu sei l'esperto mondiale. Ecco, io per come sono fatta, per le curiosità che ho sempre coltivato nella vita, ma anche per l'eccentricità dei punti di vista, perché mi piace provare a guardare le cose da tanti punti di vista, ovviamente non sono stata una ricercatrice infedele, e quindi mi sono occupata di tanti temi, mi sono occupata di temi in contraddizione, sono molto sollecitata da quello che mi succede intorno. Questo ovviamente non viene perdonato, e quindi un mio famoso maestro un giorno mi scrisse questo WhatsApp che mi ha gelato il sangue: ma tu sei sempre stata una farfallina, a parte che io sono proprio tutto fuorché farfallina, ma insomma. però su questo, perché poi alla fine dobbiamo fare anche un po' il gioco delle pari, non possiamo essere sempre d'accordo. Ma sennò, per carità, sennò, allora voglio un po' cercare di riprendere, perché è vero, questo è vero, nel mondo accademico, però io mi ricordo in realtà quello che c'era scritto. Io ho fatto sono partito come facendo ingegneria a Parigi, al Politecnico, e mi ricordo al Politecnico c'era questa scritta su un muro che diceva: l'ingegnere sì, è quello che sa tante nozioni su pochi argomenti, con l'andare del tempo sa sempre di più su sempre meno, fino a quando sa tutto su niente. Però l'architetto dall'inizio fino a quegli anni c'è l'opposto: l'architetto è quello che sa poche cose su tanti argomenti, la farfallina, e fino a quando sa sempre meno cose, sempre di più, e quindi fino a quando sa niente a proposito di tutto. E poi la cosa, e poi questa cosa vergata a mano sul muro del Politecnico, forse il professor Chiorino se la ricorda da quale parte, e questa cosa continuava dicendo: però poi ci sono i geometri, adesso non lo ricordo, cioè, i geometri invece dicevano, non sapevano niente, ma invece diceva: per fortuna però c'è il costruttore, che quello risolve tutti i problemi, alla fine sa tutto di tutto, e quindi risolve i problemi degli altri. Però vuol dire che nell'architettura c'è comunque, se ci pensi, è strutturale. C'è qualcosa di architettura, che proprio perché ha a che fare con la complessità del mondo costruito, in cui qualsiasi cosa, guardate questo, se pensate a questo spazio in cui convergono temi che sono legati all'estetica, sono legati ai materiali, sono legati ai sistemi tecnici, all'illuminotecnica, alla ventilazione, insomma a mille altre cose, quindi l'architetto deve un po' essere di definizione un po' farfallina. Quindi non. Esatto, quindi no, era un complimento. Qual è l'altro punto? Non l'avevo capito, però il collega non era così raffinato come Carlo Ratti, era un po' più, diciamo, grossolano. L'altro punto che ho capito invecchiando, crescendo intellettualmente, è il mandato di raccontare storie. Allora, i miei libri, ma anche quelli di Carlo, sono libri e sono pochi i raccontatori di storie nel campo dell'architettura, perché l'architettura tendenzialmente scrive libri di teorie, di tecniche, oppure di analisi di come funziona il mondo. Allora, i nostri due libri, in questo invece hanno un elemento di tangenza, c'è la dimensione narrativa. La dimensione narrativa non è soltanto una scelta democratica perché amiamo farci capire. Cioè, il farsi capire dell'accademico che parla di cose tecniche, ma parla un linguaggio che capisce la casalinga e il sindaco, secondo me è una conquista di democrazia, di visione, di empatia, che, perché non l'abbiamo praticata, ha impedito agli architetti di essere trasformativi. Perché noi, non sapendo raccontare storie, non sapendo affabulare con la parola, non siamo stati trasformativi della società, e quindi sono pochi gli architetti che vengono chiamati a interpretare il tempo presente. Le architette non esistono. Allora, la dimensione narrativa perché è cruciale? Perché le neuroscienze oggi ci hanno spiegato che se io racconto qualcosa, racconto un fatto, racconto un incontro, racconto come è fatto un placemaker in termini narrativi,
Questa cosa entra nel cervello attraverso quella parte dei neuroni che si sedimenta nell'essere umano come se l'avesse vissuta. Il cervello non è così fine da distinguere quello che ti racconto da quello che ho vissuto. Allora, la dimensione narrativa appartiene a chi fa didattica. Si entra in classe per raccontare storie, non palle, storie. Si fa politica raccontando storie, affabulando. Ecco, io vorrei, è quello che ho cercato di fare negli ultimi anni, quindi quelli che i miei colleghi dicono attività divulgativa. Ecco, attività divulgativa. La terza missione, tu parli in un modo in accademia, poi vai fuori e traduci per il popolo. No, l'intellettuale vero, dal 1700, quando Genovesi diceva si parla in italiano in accademia e ci si fa capire dalla donna e dal fanciullo, perché l'intellettuale vero è quello che si fa capire, non è quello che mistifica la realtà non facendosi capire. Allora, per me questa è una battaglia etica, è una battaglia che devo agli architetti, all'architettura, perché la amo così tanto da non pensare che sia qualcosa appannaggio solo degli architetti esperti. Non è tecnica, non c'è solo la tecnica, c'è la narrazione, c'è la fabulazione, c'è la consapevolezza, c'è l'emozione, e il racconto emoziona, la tecnica no. D'accordo? Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Altrimenti non avremmo insieme anche, cioè non avremmo scritto, non saremmo impegnati a scrivere libri appunto divulgativi. Ma aggiungo un ulteriore punto: non è solo, c'è una missione importante, questo è farsi capire. Tra l'altro, questo è anche un grande problema dell'Accademia, in architettura soprattutto, l'architettura, sì, non solo italiano, ma anche internazionale. Sì. È un problema francese, un problema un po' meno inglese, un problema anche americano. Da Harvard, la GSD viene criticata per questi stessi motivi. Ma aggiungo una cosa: per me, questo è l'unico modo per riuscire davvero, uno, ad avere un impatto ed entrare in un meccanismo diverso di trasformazione della città, che è quello a cui facevi riferimento tu, che è legato alla partecipazione. E provo a spiegarlo in due modi. Uno, perché l'impatto? Beh, l'impatto, perché su avere un impatto nel trasformare una città, beh, è chiaro, puoi farlo facendo un edificio, puoi farlo progettando qualcosa, ma anche con una discussione parte un impatto molto molto importante. Faccio un esempio semplice: una settimana e mezzo fa abbiamo fatto un editoriale con Ed Glaser, un collega, il direttore del Dipartimento di Economia ad Harvard. Abbiamo fatto un editoriale nel New York Times, cercando di dare delle idee su come New York, che oggi è in crisi, come San Francisco, potrebbe trasformarsi. Beh, da quelle idee il sindaco sta traendo delle iniziative molto concrete, quindi da una discussione che ha avuto, tra l'altro, pensate, la cosa mi ha divertito, non lo immaginavo, ma i newyorkesi erano così coinvolti che quell'articolo, quando è uscito, era il secondo più letto dopo il sex gay di Donald Trump su Donald Trump, e ha ricevuto 700 commenti in 24 ore di persone che appunto dicevano sì, facciamolo, partiamo da questo, no, non mi piace, eccetera. Quella è partecipazione in forma pura, e quello vuol dire arrivare poi a azioni concrete col sindaco, dice da questo partiamo. Ma il secondo punto è, magari anticipiamo il tema della partecipazione. E la partecipazione ha bisogno di comunicazione, è fondamentale. Nella partecipazione degli anni 60-70, la partecipazione, sono grandi teorici, pensate a Christopher Alexander, pensate a John Abraken, che negli anni 60-70 appunto parlano di partecipazione. C'era, io credo, all'epoca due grandi misunderstanding, due grandi problemi con la partecipazione all'epoca. Il primo è che in generale si pensava che la partecipazione voleva dire prendere cittadini che andassero al tavolo di lavoro a progettare insieme agli architetti. E questo è difficile. Christopher Alexander stesso, che lo fa all'Università dell'Oregon, ne scrive un libro, The Oregon Experiment, dopo un po' dice, sì, comunque la gente, alla fine, se poi non segue, anche gli studenti dell'università, se non seguono così, si disamorano, non seguono più, insomma, questo meccanismo poi si rompe, perché non puoi fare in modo che anche chi magari, cioè vuoi il feedback anche di chi non ha competenze tecniche, ma proprio perché non ha competenze tecniche, se tu lo metti al tavolo di lavoro tecnico e ha difficoltà e quindi non riesce a partecipare nello stesso modo. L'altro grande misunderstanding legato alla partecipazione di quel periodo è che comunque l'idea era, ok, facciamo un processo partecipato, poi comunque a un certo punto si blocca il progetto e quello è. Se voi pensate a quello che fa la natura e quello che noi cerchiamo di fare al di là dell'immateriale, una maggiore integrazione tra naturale e artificiale, la tecnologia, il digitale, non sono che un modo per far sì che un edificio, che le pietre
rispondano come un edificio, come qualcosa di vivente. Questo magari ne parliamo dopo. Ma per chiudere sulla partecipazione, ecco, allora cosa fa la natura? È proprio processi di feedback che non finiscono mai. Passa, pensate, come l'evoluzione naturale, appunto, si fanno mutazioni, ma si arriva passa da uno stato all'altro, ma c'è un'evoluzione continua. Ecco, oggi io credo che grazie anche alle reti riusciamo a risolvere questi due problemi della partecipazione, che sono gli stessi problemi per cui un'idea bellissima, su cui sono cimentati tanti architetti teorici, che abbiamo detto prima, architetti come Giancarlo De Carlo, eccetera, ma poi è stata abbandonata negli ultimi 20 o 30 anni. E allora questo, tra l'altro, anche di nuovo, noi abbiamo iniziato a chiamarla open source urban design, open source urbanism, l'abbiamo messa in pratica a Pristina l'anno scorso con Manifesta, però è un modo in cui vuol dire avere feedback continuo, vuol dire feedback multilivello, vuol dire che appunto anche la voce, anche il commento, anche non devi necessariamente essere coinvolti tutti allo stesso livello, ma anche soltanto puoi, tra virgolette, votare con i piedi, come si dice in inglese, cioè semplicemente perché fai una cosa temporanea e qualcuno va e dice ma che bello, o perché ha letto appunto un paragrafo di Elena e dice ma come sarebbe bello fare questo in città e lascia un segno, cioè è una questione di feedback, di ritorno, di risposta, e questa risposta cosa passa? Passa moltissimo attraverso la scrittura. E quindi la scrittura diventa una parte integrante del processo, se davvero vogliamo un processo che sia democratico e aperto. Sì, io sono d'accordo, bisogna stare secondo me molto attenti al fatto che poi non ci si limiti alla consultazione, perché poi anche gli abitanti, quando poi diventa tutto una domanda e risposta, vogliono andare oltre, perché nella mia esperienza gli abitanti vogliono contribuire. I newyorkesi hanno risposto così, perché ci hanno in mente che loro sanno suonare, quindi potrebbero contribuire animando quel posto, no? E non è solo un tema appunto di partecipare al progetto. No, ma è progetto, molto livello, ma... cioè è chiaro che l'abitante, cioè ci sono vari modi, però molto spesso l'aspetto anche più banale, cioè che parte diciamo dal sì, sedersi allo stesso tavolo, ma deve anche includere tutte quelle altre forme, e sono queste che passano attraverso la scrittura. Quindi questo torna al tema dell'essere in grado di comunicare, quindi di avere un feedback, perché quello è architettura, se davvero è aperta e democratica. Io sono assolutamente d'accordo, perché noi decliniamo sempre partecipazione come funzionava negli anni 70, e quindi abbiamo in mente quel modello, ovviamente non tu, ma in generale il modello è allargo la sfera degli attori, li porto intorno al tavolo e siamo tutti equipotenziali, per cui una testa, un voto, consultiamo le persone e arriviamo alla soluzione dialetticamente. Ma oggi alla soluzione, all'intuizione, all'azione non arriviamo per via dialettica, ci arriviamo attraverso Blondel, in principio fu l'azione, in principio fu l'intuizione. E siamo in un'era diversissima, siamo nell'era di Greta Thunberg, siamo nell'era in cui una ragazza un mese fa pianta una tenda davanti al Politecnico di Milano e adesso ci sono tende davanti a tutte le università d'Italia. Quella ragazza non sapeva cosa faceva, pianta una tenda e lì comincia un movimento. Stamattina l'hai visto forse anche tu, sì. 40 tende, sì, davanti al Politecnico. Insomma, ci emozioniamo ancora per le cose che nascono dai ragazzi, no? Allora, perché la parola è potente? E perché scrivere un libro che racconta storie è potente? Perché io nell'ultimo anno e mezzo ho ricevuto un'infinità di mail di persone che mi dicevano ti racconto il mio progetto, io l'ho fatto. Allora, Don Marco Ruffini, siamo a Norcia, mi scrive un WhatsApp dicendo ho scoperto di essere un placemaker. Vivono tutti in baracche, in un posto dove da 5 anni tutta la comunità vive in baracca e con un'ironia straordinaria come soltanto gli umbri sanno avere, Marco Ruffini si inventa il campanile orizzontale e qui c'è dentro tutta, come dire, quella voglia di prendere in giro Stefano Boeri, il bosco verticale che gli umbri coltivano, ok? Allora mi manda sta foto in cui si è inventato il campanile orizzontale, perché dice qui non si può farlo verticale perché viene giù, però c'è bisogno di fare qualcosa che metta insieme la comunità, e quindi Santa Pasqua di un anno fa inaugurano col sindaco, il farmacista, tutte quelle cose belle delle aree interne, un campanile che diventa il luogo dell'identità, ecco. E lui mi manda il campanile e dice sono un placemaker. Allora io ricevo decine di mail, di racconti delle persone più improbabili che attraverso la scrittura e la narrazione si riconoscono, in quel riconoscimento
che li legittima a essere progettisti anche se nessuno gli ha detto che possono esserlo, beh, lì si attiva la partecipazione, perché io non devo andare ad animare a Norcia i processi partecipativi come avrei fatto negli anni 70 insieme a De Carlo, stando lì 6 mesi a Norcia. Per carità del cielo, se la fa Don Marco da solo, tira sui campanili orizzontali o verticali che può e così si risveglia il paese. Allora, tutte le storie, e a me piace tantissimo quella di Viganella. Viganella è questo piccolo comune, tra l'altro piemontese, dove, ma simpaticissimi, il sindaco e il suo architetto di fiducia si inventano lo specchio per proiettare la luce nel cuore di Viganella, che è di quei comunelli di montagna bui, tipo Cogne a un certo punto quando spengono la luce, che è comune creato sulle pendici sbagliate della montagna, e quindi il sindaco un giorno dice: se portassimo la luce a Viganella. Non chiede parere agli ingegneri e agli architetti, ma chiede al suo geometra, che nel frattempo si è preso una laurea in architettura, e dice: ma se facessimo quello che farebbero tutti i bambini, specchio il sole basculante e porto la, e proietto la luce nel cuore del paese. Questo è un placemaker, quello che non chiede il permesso, quello che ha una soluzione tecnica, quello che è il regista che ha l'intuizione e la mette a terra. E Viganella, possiamo dire che lo specchio diventa una politica economica, sì, perché ci porti i turisti, diventa una politica sociale, sì, perché la gente sta in strada e quindi fa vitalità, fa presenza fra le case anche dopo il calare del sole, e fa innovazione, fa creatività e fa comunità. E quello non è un architetto, quello non è un ingegnere, quello è un placemaker, un plasmatore di luoghi. Senti, ma anche il tuo libro nasce dal vuoto pandemico, no? Le prime pagine sono un po' sulla città vuota che raccontava prima Carlo. Sì, in questo l'abbiamo sentito tutti. Cioè, io penso che la pandemia, che ce l'abbiamo iscritta come generazione, noi, i nostri figli, i nostri padri, siamo la generazione che è stata forgiata da quell'esperienza, ci siamo portati a casa un pensiero che sradica 2000 anni di architettura. Le città non sono le case, le città sono quello che accade tra una casa e l'altra, perché se no saremmo stati benissimo durante la pandemia, ognuno chiuso a casa propria, nel proprio attico, nel proprio giardino. Certo, c'è chi è stato meglio di altri, lì ha fatto la differenza essere ricchi o poveri, essere in città o in periferia, essere piccoli o essere grandi. Ecco, adesso stiamo pagando i conti di quell'esperienza, ma una cosa ci è rimasta come nostalgia di quei giorni e anche come intuizione di quello che potremmo essere se ci riprendiamo in mano lo spazio del progetto, che le città sono quello che accade in mezzo, e quindi lo spazio pubblico, lo spazio verde. Tutte le statistiche sul Canada dicono che i canadesi sono diventati grandissimi consumatori di parchi urbani. Il parco urbano sotto casa, non prendo la macchina e vado al parco il fine settimana, no, noi abbiamo, tutti ce l'abbiamo dentro, voglio lo spazio verde, il giardino, la bellezza sotto casa, e voglio poter stare con gli altri in mezzo alla strada, i Dehors. Allora, questa cosa che abbiamo sentito, perché ce la facciamo togliere di mano adesso? Perché in fondo torniamo alla città di prima, perché in quella tragedia c'è qualcosa che ci è rimasto dentro, no? Sì, e in quest'altro, questa cosa qui l'aveva già intuita, per esempio, nel 1747 Giambattista Nolli. Quando Giambattista Nolli fa la prima mappa, la grande mappa di Roma, appunto fatta da lui, quello che lui fa proprio divide la città in queste due parti, una bianca e una nera. Quella nera sono le pietre, sono gli edifici, sono gli spazi privati dove viviamo, e l'altro sono tutto quello di cui parli, sono appunto lo spazio dell'incontro, lo spazio proprio della civitas. Se no la città non avrebbe senso, se no potremmo stare appunto isolati da qualche altra parte. Sì. A proposito di incontri, c'è qualche incontro che ci vuoi raccontare dentro al tuo dipartimento, dentro ciò che non ti aspettavi, il famoso serendipity, qualcosa che nella tua biografia adesso non so se trovarne uno, ma direi che proprio, se vogliamo, quello è la potenza. E un'altra cosa che ci ha insegnato la pandemia,
Quindi questo è spazio privato, spazio pubblico. C'è un'altra cosa molto interessante che ci ha insegnato la pandemia, e comunque il digitale fa un sacco di danni e non basta. E questo è perché abbiamo visto che se stiamo soltanto sul digitale, tutte le cose per cui siamo qua stasera, se no avremmo fatto questa, se funzionasse avremmo fatto online, questa serata via Zoom, non c'è bisogno di prendere il treno, Elena stava a Milano, lo faceva dal Tinello e anch'io mi collegavo. C'è qualcosa di diverso nello spazio fisico, io penso sia l'antidoto a uno dei grandi problemi di oggi. E vi dico cosa abbiamo scoperto, per caso, molto spesso le cose scientifiche nascono un po' per caso, come siete arrizzolati con i neuroni specchi, cioè, specchio, quindi nel nostro caso eravamo riusciti dopo più di un anno, parlando con l'Ethical Review Board, l'MIT, col board interno che si occupa di approvare i progetti dal punto di vista etico, e abbiamo riuscito ad avere l'approvazione a fare un esperimento, cioè analizzare la rete, in maniera anonimizzata, la rete di scambio dell'MIT, la rete sociale, non la rete sociale Facebook, ma come tutti ci colleghiamo con gli altri, gli email che ci scambiamo, senza sapere i dati su chi fossero gli email, ma sapendo la rete, costruendo la rete. E questo ci, insomma, chiaramente in un mondo accademico abbiamo avuto mille riunioni, così, ma abbiamo capito che anonimizzando i dati era possibile, quindi pochi mesi prima del Covid c'era la possibilità di iniziare a monitorare questo. Monitoriamo appunto la rete di connessioni al campus MIT. E poi cosa succede? Succede l'esperimento di sociologia che non avreste mai potuto fare. Perché il grande problema della sociologia e dell'economia è che non sapete mai causa ed effetto, avete tutte le variabili mischiate. Per capire causa ed effetto c'è un modo, ma che di solito non si può fare nei sistemi reali. Prendete una variabile, la togliete e vedete cosa succede. La rimettete e vedete cosa succede. Così capite la cosa. Beh, non avremmo mai potuto farlo, ma l'ha fatto il Covid per noi. Il 23 di marzo del 2020 arriva il Covid e da un giorno all'altro, o comunque in giro di una settimana, perché nelle due settimane precedenti si inizia ad andare meno in università, quindi le persone iniziano ad andare meno nello spazio fisico, ma il 23 di marzo, lockdown all'MIT, era tra l'altro dopo quello che è successo qua in Italia, sì, io mi ricordavo, certo, ero in America, tutti all'inizio ridevano dell'Europa, andare in lockdown, così poi arriva a New York e tutti si rendono conto, così andiamo in lockdown all'MIT e allora possiamo vedere per la prima volta l'effetto del mondo fisico, lo spazio fisico sulle nostre reti. E quindi abbiamo questo esperimento appunto ideale che non avremmo mai potuto fare ma che ha fatto il Covid per noi. Lo analizziamo e poi aspettiamo ad analizzarlo fino alla fine del lockdown, più di un anno dopo, quando in realtà rimetti quella variabile. Per tu vuoi vedere l'effetto, se per essere sicuro che sia proprio quello, vuoi prima toglierla, la variabile e poi rimetterla. E beh, da questo è nato un articolo che è uscito su Nature un annetto fa, un articolo che abbiamo fatto con Robin Dunbar e altri. Robin Dunbar forse ha scoperto quello che si chiama il Dunbar Number, il numero di Dunbar, che è proprio un sociologo dell'Università di Oxford che studia proprio le relazioni tra le persone. Insomma, quello che abbiamo scoperto è proprio interessante. E per spiegarlo devo fare un passo veloce indietro. Pensate ai vostri amici, la vostra rete sociale. Potete classificare i vostri amici in due categorie. I sociologi li chiamano weak ties and strong ties, legami forti e legami deboli. L'articolo originale che parla di questo, che lo analizza, è un articolo del 1973 di un professore che si chiama Mark Granovetter, all'epoca, non mi ricordo quale università, adesso sta a Stanford, a fine carriera a Stanford, e quindi nel 1973 scrive questo articolo che si chiama The Strength of Weak Ties, la forza dei legami deboli. Dicevo, pensate ai vostri amici, potete classificare in due categorie. Uno sono i legami forti, sono gli amici che sono anche amici dei vostri amici. Pensate, voi conoscete la persona A, conoscete la persona B, e A e B si conoscono anche. Sono tantissimi tra i nostri amici. Beh, questi sono, se li disegnate su un foglio di carta, sono un triangolo. Questi sono i legami forti. E poi avete una serie di amici, di persone che conoscete, che sono i legami deboli. I legami deboli sono persone che voi conoscete, ma che non sono amici dei vostri amici. E allora, quando li disegnate, sono una linea che di solito va verso un altro gruppo. Diventano un ponte verso un'altra comunità. Quello che scopre Granovetter nel 1973 è che in realtà la maggior parte delle nuove informazioni, di tutto quello che ci rende creativi, eccetera, passa attraverso i legami deboli. Attraverso i legami forti continuiamo a raccontarci la stessa solfa. L'informazione in questo triangolo continuiamo, ma pensate quante volte a cena ci raccontiamo sempre la stessa roba, le stesse cose vanno, andiamo in loop, in circolo e continuano a girare le stesse informazioni. Le informazioni nuove passano molto spesso ai legami deboli. Va bene, tornando al campus dell'MIT, 23 marzo 2020, cosa succede? Tutto uguale, continuiamo a vederci via Zoom, eccetera, ma quelli sono tutti legami forti.
legami deboli cascano dell'80%. Ritorniamo un anno e mezzo dopo di persona, i legami deboli ritornano a crescere. Allora lo spazio fisico è fondamentale per la forza delle nostre reti sociali, se lo plottate, se lo disegnate, questa cosa, la rete dell'MIT, se la vedete tutte insieme, durante il Covid è quasi come un cervello che si sta atrofizzando, in cui pian piano i legami deboli scompaiono e avete, sì, continuate a parlare con le persone che conoscete, continuate a scoprire le stesse cose, la stessa solfa che vi dite tutti i giorni, ma perdete quello che è anche il bello, credo, di stasera. Sì, appunto, sì. Io non immaginavo, ho incontrato un sacco, rivisto un sacco di persone che conoscevo dei legami deboli o ci incontreremo con persone nuove, da cui appunto nascono nuove idee, creatività e nuove potenzialità. Sì. Sono talmente d'accordo che aggiungo un dettaglio micro, però negli ultimi anni noi abbiamo indagato le ragioni per cui i ragazzi, i nuovi studenti, si iscrivono ad architettura. E negli anni del Covid noi incontriamo sempre più ragazzi e ragazze che fanno architettura perché la mamma fa architettura, perché il nonno fa architettura, perché il padre fa architettura, che era una cosa che non ci succedeva più. Perché? Perché sono rimasti ai ragazzi soltanto i legami forti per pochi anni. E quindi in una bolla sempre più piccola diventa determinante quello che fa tuo padre e tua madre. Voi capite in termini di ascensore sociale, di capacità di biodiversità, di poter trovare quello studente che fa architettura perché ha incontrato un docente a scuola che l'ha fatto innamorare di una materia. La classica serendipity, l'accidente, che sono gli studenti migliori perché sono quelli che scelgono perché un giorno nella loro vita si sono innamorati di qualcosa che non era nel loro background. E nel allora, mio libro sì, lo esatto, racconto. Ci volevamo esatto. arrivare, ma ci e sei quindi, arrivata. Come dire, noi adesso stiamo pagando il costo sociale di una generazione che tende a essere più dipendente dai genitori e meno creativa perché ha avuto meno legami deboli. E il legame debole è l'accidente, che la persona che incontri per caso, la storia che ti apre la vita, il professore che in presenza ti cambia l'esistenza. Sì. Senti, nel tuo libro c'è una parte, ci sono delle parti biografiche. Torno un po' al potere della narrazione che dicevi tu, perché il passaggio in cui tu racconti di tuo padre, te, le tue sorelle, eccetera, è al di là di quello che tu racconti, certamente tu metti uno specchio di fronte al lettore, che a sua volta poi si chiede: ma io aspetta, cosa ho fatto? Perché mio padre mio padre era come quello di Elena, oppure no, era proprio completamente diverso, eccetera. Quindi, e invece, essendo i tuoi dei reportage, come dire, questa componente, no? Cioè non racconti anche, direi, come dire, più comunemente niente, no? Di te, della tua famiglia, eccetera. Quindi, e in questo sarà banale, però io ci vedo anche tanto femminile nel tuo scrivere. Che ci dici? Come mai ti è venuto? Cioè, l'hai detto un po' all'inizio, no? Hai detto, no? Hai detto una frase molto forte, hai detto: non sono una studiosa. Cosa hai detto? Non sono una, non me lo sono segnata. Architetto, no, non lo so. Una... Sono una teorica, no? Che hai detto teorica. Una teorica. Una teorica. No, una teorica, perché chi scrive libri è teorico. E oppure, cioè, a me sembra, no? Perché voi teorici, come se la teoria fosse diversa dalla pratica o diversa dalla vita. Beh, io penso che se sei un intellettuale a tutto tondo, impari dai libri e impari dalla vita. E quindi il grande Olmi ci ha insegnato che vale più un caffè con un amico che tutti i libri scritti dall'universo. Quindi questo forse mi ha ispirato. Allora, io non è che condisco il libro di qualche aneddotica che riguarda la mia vita perché così mi rendo più accattivante per il lettore. Non l'ho mai pensato. Né credo che alla gente interessi particolarmente cosa ho fatto nella vita. Ma ci sono cose che ho capito vivendo. Ci sono cose che ho capito ragionando sulla mia storia, la mia salute, la mia malattia, i miei incontri, la mia vita, la mia scolarizzazione, i miei figli. E quindi non posso credere che possa esistere un sapere che è scisso dalla vita. E allora racconto questo aneddoto che in realtà io mi sono raccontata per spiegare le passioni non coltivate.
perché io ritengo che ci siano delle passioni che coltiviamo tutta la vita e poi delle passioni non coltivate che sono quelle che paradossalmente passiamo ai figli. E questo dovrebbe liberare tutti i genitori dal dover passare le passioni ai figli. Noi figli fanno da soli. E allora racconto questo aneddoto, che ovviamente è un aneddoto, che mio padre aveva 3 passioni che non ha coltivato. Lui è un cardiologo e amava la musica, amava l'architettura e si interessava di psicologia, ma sono le tre materie che non ha potuto coltivare perché faceva il medico in corsia per tutta la vita. E quindi ha avuto 3 figlie, una ha fatto l'arpista e aggira al mondo suonando in orchestra, una ha fatto l'architetto e l'altra ha fatto la psicologa pedagogista. E quindi dico, mi auguro, e perché io ci ho ragionato? Perché non avendole coltivate, mio padre non ce le ha passate per persuasione. Ma no, ma fai questo. No, ma ce l'ha passate perché le amava. E anche se non le ha coltivate, in fondo ha condito la nostra esistenza di qualcosa che noi abbiamo sentito che potevamo raccogliere. Anche se io non ricordo mio padre averci mai portato a un concerto, averci mai portato a un museo, averci mai portato a vedere un'architettura, mai nella vita. E allora questo per me è stato un apprendimento didattico, perché noi, generazione di adulti, siamo pedissequi, siamo pedanti, pensiamo di dover insistere, motivare, argomentare, costruire nelle nuove generazioni, adesso ti spiego, ecco, e quindi c'è questa ansia di conversione della gioventù. Ecco, io non ce l'ho. Io penso che i miei studenti possano capire da come entro in aula e da come gli sorrido e li guardo in faccia entrando al mattino a lezione cosa vogliono imparare a fare nella vita. Non glielo devo, cioè la maggior parte dell'apprendimento passa attraverso l'emozione, la fascinazione, il coinvolgimento emotivo e poi saranno loro a spiegarmi che cosa hanno capito. Ecco, per me è questo. E quindi l'aneddoto, ecco, non c'è compiacimento, c'è che cosa ho capito e cosa per me è diventato strumento didattico, perché tutta la mia attività ovviamente ha di fondo questo afflatto pedagogico. E la pedagogia è politica, e la pedagogia è volontà trasformativa del mondo. Questo è quello che ho capito finora. Sì, noi dobbiamo scusarci verso di voi, perché siamo così d'accordo. Cioè, quindi io so che poi in Italia le cose che davvero interessano sono le discussioni alla Sgarbi, no? In cui ci si attacca, così invece continuiamo a dire non potrei essere più d'accordo. Quindi secondo me dovremmo, visto che siamo arrivati agli ultimi, anzi 2 minuti, dovremmo tenere ancora 10 minuti in più, secondo me dovremmo far intervenire il pubblico. Sì, a smontare. Esatto, qualcuno che dica quante baggianate avete detto, esatto. Non sono assolutamente d'accordo. Insomma. Esattamente, cioè. Esattamente. So che c'è una parte, no, di appunto di interazione, abbiamo anche il microfono. Sì. Siete stati timidi perché ho visto che durante nessuno poi ha fatto quella roba che dicevo di fare, però facciamo in modo più classico adesso, a fine. Ma intanto facciamo un sondaggio, qualcuno ha già letto questi libri? Sì? Sì? Quasi finito quello di Carlo. Quasi finito. Adesso è lì, per il caso. Bene. Carlo, ma gatto ovviamente. È acceso? Oppla, è caduto. Introduzione parli di poliamorosità urbana, cioè da osservatore privilegiato ti dice che ti sei innamorato un po' in tutte le città, in quasi tutte le città in cui sei stato. Ecco, è quel quasi che mi ha incuriosito. C'è una città che hai trovato davvero respingente. E allora, è una cosa, e tra l'altro questo si lega alla domanda di prima, alla parte autobiografica. Ce n'è meno nel libro, ma se volete la parte autobiografica è come la storia. Abbiamo parlato prima che la città non esiste senza l'intreccio di storie delle persone, della Civitas, e questa storia chiaramente si intrecciano anche con noi, quindi forse meno autobiografico, ma nell'introduzione ce n'è un po', parla appunto un po' del Covid e di questo. Io ho iniziato, appunto, ho iniziato ad andare a studiare prima a Parigi, poi andando in giro, e all'inizio c'è l'effetto che abbiamo tutti, che ti senti, ti manca casa, ti manca il posto da cui vieni, eccetera, e poi a un certo punto invece inizi a sentirti a casa in tutti i posti, in tanti posti. Ho fatto un giorno la lista di tutte le città dove ho passato almeno
sei mesi della mia vita e ce ne sono più di una dozzina in giro per il mondo. E da qui ecco solo per spiegare questa poliamorosità, che vedo qualche faccia un po' perplessa nella cosa. È un farfallino. No, devo dire, non ho ancora trovato una città che detesto, non l'ho ancora trovata. Certo, ci sono alcune città dove mi trovo più a mio agio, e tutti ci troviamo più a nostro agio per tanti motivi, appunto, soprattutto il fattore umano, così come anche altri fattori, quello topografico, quello climatico, quello, insomma. Su questo, ecco, però ci sono aspetti diversi. Infatti, in introduzione, un'altra cosa a cui faccio riferimento è il Georges Perec, un grande scrittore francese del secolo passato, scrive un libro molto bello che si interessa all'architettura, si chiama Espèce d'espace, specie di spazio, che si è tradotto in italiano. E una delle cose divertenti di questo libro è quello di Cecco: qual è l'appartamento ideale a Parigi? E dice: ma l'appartamento ideale è l'appartamento della cucina, guarda le Halles, all'epoca le Halles erano i mercati generali, quindi potevi subito andare così, mentre la stanza da letto guarda il Parc de Montsouris, quest'altra stanza guarda un altro pezzo di Parigi, c'era questo caleidoscopio fatto insieme. Allora, per tornare a cosa, questa poliamorosità, ecco, io direi che la città forse ideale è quella che mette insieme tutte queste anime, un po' un caleidoscopio di queste varie città. È la città che, non so, mette insieme il rigore di Torino con la topografia di Praga, con l'entusiasmo di Cape Town, insomma, mette insieme tutti questi aspetti, creando appunto quasi una fusione. In questo direi nessuna città è da scartare, ognuna è amata per un dettaglio o per l'altro. Allarghiamo la domanda. Sarò brevissima, così non tolgo la parola a te. A me delle città mi ha sempre colpito questo forgiare il carattere delle persone. Una città, pensate a Milano, lo racconto forse nel libro o in quello precedente, le ragazze arrivano a Milano e prendono quella tipica camminata di pianura, e poi si tagliano i capelli, e poi affrettano il passo, e poi cambiano la parlata. Ecco, a me affascina che la città non è qualcosa che sta fuori di noi, ma diventa noi. E quindi quando tu entri in una città e diventa tua, tu cambi la parlata, i modi, la postura, il modo di sederti, diventi milanese, diventi torinese, oppure perdi un po' di... Questo perché c'è una correlazione pazzesca tra l'habitat e l'habitus, cioè come siamo fatti, il carattere, forgia il nostro carattere. Perché nelle città, se sei a Palermo, tu che sei stata a Palermo, e caspita, e insomma, lo spazio pubblico, il mercato, entra a far parte del tuo modo di essere, no? E questo è quello che è incantevole, che non riusciamo a far passare anche in termini di fascinazione. Perché raccontiamo sempre le città come dei funzionamenti, dei contenitori. Ma le città non sono contenitori, sono così sensibili, questa è una parola tua, no? Così capaci di trasformarci. Noi cambiamo le città ci cambiano. E questo vuol dire che c'è un costume, ad esempio nelle città del nord, a Rotterdam, ad Amsterdam, che crea anche la confidenza con la natura, l'abitudine al rispetto, il civismo. Ma questo non viene dal dirselo, dall'educarti, ma dall'habitat che ti fa diventare qualcosa. Ecco perché l'architettura, se capisse che potere ha sui comportamenti, sulle percezioni, sui sentimenti. Ecco, io penso che ancora non l'abbiamo capito. E costruiamo cose che distruggono il paesaggio, e non capiamo che noi possiamo plasmare le anime delle persone, i caratteri, smussare gli angoli, ma non gli angoli edilizi, gli angoli della civitas, siamo sempre lì, è quell'implasmabile, e abbiamo un potere enorme, ma non lo usiamo. Un'altra mano. Se gli spazi pubblici, grandi o piccoli che siano, sono quello che sono, spesso trasandati, sciatti, dimenticati, forse la motivazione sta nel fatto che le comunità, ma anche i tecnici, chi li disegna, i decisori, non sono innamorati della città?
Tu, non so, il, no, sono, a volte avviene per tanti motivi, a volte anche finanziari, l'amministrazione può investire, ma pensiamo a quello che fa Barcellona. Barcellona, che è una città dove non andrà nessuno prima delle Olimpiadi, una città grigia, industriale, eccetera, si trasforma con le Olimpiadi. Cosa fa Barcellona? Fa 100 piazze nuove che diventano l'inizio della Civitas. La città rinasce solo se parte la Civitas. E da questo, tra l'altro, per tornare a quello che dici tu anche sul fatto di costruire troppo, ecco, dobbiamo lavorare molto di più sulla Civitas. La città viene di conseguenza, è il vestito che segue la vita che c'è sotto, e evitare di costruire per costruire. Anzi, io penso, e questo dico, se qualche collega architetto inizierà a odiarmi stasera, ma così movimentiamo un po' la discussione, penso che l'Italia non si debba costruire più niente. L'Italia è un paese dove, ci sono, il numero di persone non cresce, sta scendendo, stiamo seguendo il Giappone a qualche decennio di distanza, e gli standard, i due parametri sono le persone e gli standard. Gli standard sono quanti metri quadri a persona. Allora, le persone non crescono, anzi scendono. E gli standard non stanno crescendo perché comunque non è che ci sia un grandissimo boom economico, la gente dice voglio raddoppiare l'appartamento. In queste condizioni la cosa più folle che uno può fare è costruire ancora. Pensate a Torino, una città che si è svuotata, e pensare di costruire a Torino è pura follia. Quello che possiamo fare non vuol dire che proprio per gli architetti, non vuol dire che andiamo tutti a fare a casa, no. Vuol dire che abbiamo un sacco di cose a fare, che per rimettere a posto. Esatto. Rimettere a posto per risolvere gli errori del passato, e in particolare per mettere insieme non solo l'URSS, le pietre, ma la civiltà, come dicevi tu. Esatto. Vai. Buonasera, io ho una domanda riflessione, un po' legato a quello che diceva Elena, che molto spesso si apprende facendo. Ecco, dalla mia brevissima esperienza ho avuto piccoli interventi di placemaking dove non c'era nessun architetto che lo faceva. E sono tipo anche a Biella, conosci Forest, Floating Forest o altri interventi dove ho preso parte, nessuno è architetto. Ma forse noi architetti ci siamo disinnamorati della passione di fare le cose, e vedo anche gli studenti, perché anche io sono col collaboratore didattica, non hanno moltissima inventiva, forse vabbè il periodo del Covid, quindi la domanda è, ma forse non saremmo noi a dover, cioè nel senso l'università non dovrebbe creare quell'empatia per avere una visione più aperta e progettare in un modo di placemaking, perché alla fine sono quelli che non hanno le regole, quelli che sono utopici a creare un progetto. Quindi dall'utopia, dal forse non ponersi limiti e non sapere la parte tecnica, quindi ritorniamo, forse il fatto di conoscere i limiti ci auto, diciamo, limita alla creatività. Però alla fine sono quelli che portano l'idea più innovativa, che distruggono le regole che abbiamo, che magari non funzionano o comunque sono state scritte negli anni 50, adesso c'è il cambiamento climatico, meno persone, insomma, un altro contesto. Quindi mi chiedo se non è forse il ruolo dell'università rivedere, uscire da quegli schemi benedettissimi dell'ICAR 14-15, dove se tu fai un qualcosa, sei un ICAR 14 e scrivi per un ICAR 13, non va bene, perché... Quindi non ci dovrebbe essere un po' anche una capacità di insegnare l'empatia e una visione critica, uscendo dagli schemi? La domanda è retorica, quindi si chiama un sì grande come una casa, ma l'homo academicus... come dire, perpetua se stesso e non ha nessun interesse per come va il mondo. E quindi l'università, l'accademia è molto preoccupata della propria sopravvivenza come istituzione, come classe dirigente, per poter, Michelucci diceva, rovesciare la penna. Cioè, è molla la sta penna, sta matita arrovesciata, no? Sto fiorentino così, no? Tant'è vero che io ho studiato le grandi dimissioni, i grandi architetti che si sono dimessi dall'Accademia Italiana. Michelucci si è dimesso in contrasto col fatto che Firenze è stata, dopo la guerra, è stata ripristinata dov'era e com'era, con questa idea che bisognasse cancellare le ferite della guerra. E Michelucci si dimette dall'Accademia e poi si dimette benevolo, e si dimette benevolo dicendo: questa è un'università di massa che fabbrica degli sviluppatori immobiliari e non delle figure attente al patrimonio.
Quindi, e poi Zevi, insomma, abbiamo avuto grandi dimissioni eccellenti. Non abbiamo imparato niente da questi dimissionari. Non abbiamo capito. I dimissionari sono anche i filosofi, sono anche gli psicologi. Esatto. Cioè, se uno guarda i più grandi nomi, è tutta gente che è scappata. Esatto, allora sì, la risposta è sì, il problema è come farlo. E quindi anche nel libro dico che in fondo, paradossalmente, lo studente arriva al primo anno che è vergine, innocente e ha un sacco di idee, e poi lo recuperiamo all'ultimo anno, e poi i dottorandi sono ancora peggio, perché il dottorato è una... E quindi io, quando incontro i dottorandi, dico: questi poveri piccini che si sono messi dentro e per 3 anni fanno solo quello, e per tutta la vita fanno solo quello, perché nessuno gli dà licenza di essere libero. Ecco, io penso che ce la dobbiamo prendere quella licenza, e dobbiamo rischiare le carriere, dobbiamo rischiare di dire le cose sconvenienti. Non si rischia niente, perché la vita è un morso e quindi vale la pena di farlo. E però c'è una grande domanda, c'è una grande aspettativa di figure professionali diverse da quelle che abbiamo formato finora. Ce lo diciamo da tantissimi anni, oggi il dado è tratto. Allora, noi abbiamo bisogno oggi di persone competenti nel campo della crisi climatica, che capiscano e sappiano spiegare, come i miei studenti stamattina, cosa è successo in Emilia-Romagna, perché l'impermeabilizzazione dei suoli oggi è un problema che si ritorce contro gli esseri umani, perché tombare i suoli. Ecco, queste sono le competenze. E poi ovviamente il digitale, l'intelligenza artificiale. Cioè, oggi noi abbiamo una tavolozza così bella e così ampia che noi facciamo il lavoro più bello del mondo. E io vedo una classe dirigente tristissima che entra in aula senza capire come funziona il mondo, e che non passa non solo empatia, ma anche solo rispetto per le intelligenze dei ragazzi. Scusa, sul... Oh, che bello che reagisce. Lo punto. E volevo solo intervenire sulla questione. Oddio. Sì, perché in realtà non c'è una soluzione a quello che hai detto. C'è o non c'è? Sì, c'è. Perché io il dottorato l'ho fatto tardi, in un momento di vuoto esistenziale della mia vita, in cui non ho avuto nessuna idea più brillante che fare l'esame di dottorato. L'ho fatto un anno e sono stato tagliato via per questioni, diciamo, non propriamente propriamente accademiche. Quando ho riprovato l'anno dopo, sono stato il primo degli esclusi e poi sono stato ripescato. E quindi, già lavorando, ho fatto il mio dottorato, ma per quella che all'epoca, con quella che all'epoca ritenevo una formula vergognosa, cioè senza borsa. Io non prendevo soldi, perché i posti senza borsa sono quelli che erano stati creati giustamente per piazzare l'incapace, che doveva entrare, mentre a quello bravo tu davi i soldi e lo potevi schiavizzare. Quindi alla prima riunione, quando ci hanno detto: adesso voi dovrete fare questo, questo e quest'altro, io ho alzato la mano e ho detto: no, guardi, io lavoro e quindi farò altre cose, non so che cosa dirle. E quello è stato comunque un veicolo di libertà. Poi non mi è servito assolutamente a niente, perché lì dentro non avevo futuro. C'è scritto sul mio biglietto da visita, e qualche cliente ha anche pensato che i pochi che sapevano che cosa volesse dire hanno pensato che volesse dire costa di più, e quindi sono stato, ho anche perso dei lavori per quel motivo. Però in compenso sono stato libero, ecco, quello sì. Quindi forse una strada per fare in modo che i dottorandi non siano tutti inquadrati, cioè... No, ma ovviamente la mia è una provocazione, per carità del cielo. No, ma mica tanto. Incontro ragazzi stupendi, non è quello il punto. Io mi accanivo sul fatto che vengono in qualche modo prefissate dei cursus honorum ritenuti più validi di altri, e questo tra l'altro è molto frustrante per i ragazzi, perché ovviamente hanno una pressione a stare nei tempi, a essere competitivi. Beh, io quello penso che non produca grandi intelligenze, quel tipo di competitività. Noi abbiamo bisogno oggi di arrivare all'eccellenza attraverso la cooperazione, attraverso la comunione, attraverso l'intelligenza connettiva. Abbiamo 1000 altri strumenti per farlo. Tu potresti fare la ministra all'istruzione. Sì, per il governo Meloni. Certo, mi candido. Sembra di essere proprio la donna giusta. Io volevo chiedere una cosa, credendo ferocemente alla narrativa. La domanda è: ma i decisori pubblici, avete citato prima,